I consigli che noi possiamo dare sono sicuramente molti. Noi ne facemmo già nel 2011 un decalogo proprio che verteva su quelli che erano 10 buoni consigli da dare a tutte le persone per un consumo consapevole del crudo. Ecco, i prodotti della pesca vengono consumati crudi, chiaramente per una questione culturale in molti paesi, ma anche ultimamente per una questione di moda. Qualcuno poi ci aggiunge anche la questione nutrizionale, perché chiaramente la cottura evitata evita anche la denaturazione delle proteine, delle vitamine e anche di sostanze interessanti per l'aspetto nutrizionale. Però chiaramente resta il fatto del rischio, perché nell'habitat mare, acqua, nel mezzo acqua ci sono dei germi, ci sono dei parassiti e questi chiaramente vi convivono insieme con i pesci, che poi diventeranno prodotti da pesca e che poi ci possiamo trovare sulla tavola se questi prodotti non vengono risanati mediante la cottura. Ad esempio, in pescheria, di cosa bisogna fare attenzione? In pescheria, ecco, interessante è che il dettagliante della pescheria deve necessariamente dare l'informazione al consumatore che va a comprare il pesce sull'uso che ne farà. Se uno va da lui e gli dice io devo fare una cena di pesce crudo per gli amici, gli deve dare o del prodotto che è già abbattuto, se non ce l'ha, ha l'obbligo comunque di avere in esposizione una cartellonistica che invita, a un determinato trattamento del pesce crudo prima del consumo. Quindi necessariamente dovranno essere questi prodotti congelati ad almeno meno 18 gradi per almeno 96 ore, che sono 4 giorni. Questo perché quello che di norma viene nei frigoriferi industriali, cui la temperatura è ben inferiore al meno 18, chiaramente bastano solo 24 ore, ma diminuendo chiaramente la temperatura nei frighi di casa, che sicuramente non riescono a garantire queste temperature molto elevate, nel senso del freddo, chiaramente bisogna dare più tempo. Ecco, il ristorante, vado a mangiare sushi, in questo caso. Il ristoratore è obbligato a utilizzare o prodotto chiaramente per il consumo di pesce crudo o prodotto che sia già stato abbattuto secondo quanto previsto dal Ministero, non secondo le regole di casa, ma secondo le regole industriali, cioè a meno 20 gradi per almeno 24 ore, altrimenti non può dare pesce crudo. Non può dare quindi né sushi né sashimi. Questa è la regola obbligatoria. Il consumatore è garantito da delle norme. È evidente che l'operatore del settore alimentare, l'OSA come lo chiamiamo noi, lo deve fare. I controlli che abbiamo fatto nell'ultimo periodo non hanno mai evidenziato problematiche in genere. Comunque, la nostra attenzione è sempre alta. Ecco, nel malaugurato caso in cui invece si incappi in qualcosa di avariato, in pesce avariato, che rischi sanitari ci sono per la persona? Ci sono tantissimi rischi. È chiaro che parlando di parassitosi possiamo avere problematiche che investono chiaramente soprattutto il sistema gastroenterico, con nausea, con vomito, con dolorabilità addominale, eccetera, addirittura fino anche all'occlusione. Con altri germi o che possono essere batteri o virus, è chiaro che possiamo avere delle sindromi analoghe, se non anche delle sindromi sistemiche. Della filiera ittica, l'azienda sanitaria come è organizzata nell'affrontare questa questione, nel gestire questa questione? Ecco, l'azienda sanitaria locale, i servizi veterinari nello specifico, fin dal 2011 si sono dotati di un referente della filiera ittica, proprio perché essendo in un'azienda ASL con vocazione turistica, ma anche con vocazione marinara, storicamente, tradizionalmente parlando, abbiamo il porto di Caole, insomma, abbiamo il terzo porto peschereccio del Veneto e abbiamo una serie di attività, di deposito, di lavorazione di prodotti della pesca. Quindi, proprio fino al 2011 abbiamo pensato proprio di creare questo percorso di filiera dal produttore, quindi dal pescatore, fino alla sua amministrazione, con una persona che faccia da referente. Per cui cerchiamo di vedere la problematica sempre nel sistema filiera. Per cui invito tutte le persone che abbiano effettivamente dei problemi o che abbiano chiaramente anche delle criticità da segnalare, di segnalare a questi servizi le problematiche, anche per avere dei consigli semplici, chiaramente
chiedendo del sottoscritto Dennis Marchesan, o chiedendo anche del collega che segue la filiera ittica, il dottor Marco Corazza. I numeri di telefono sono il 0421 2281 51, veramente in orario di servizio.